Buonasera! Buonasera a tutti quanti! Come tutti... Ah, scusa! Il porchettone! Come tutti i venerdì, eccoci qua! Questa sera in modo particolare sono felice perché abbiamo un grande ospite, il grande Gio Petrosino, che tra l'altro ci ha deliziato con la sua musica, ci ha fatto ascoltare qualcosa e poi tra l'altro io, come ti ho detto prima, ho spulciato un poco sul tuo profilo e... mi sono divertito ad ascoltare un bellissimo profilo. Mi sono divertito ad ascoltare, diciamo, le anteprime. Tra l'altro c'è un videoclip in uscita, un cartone che devo dire, almeno dal Comic Song, così si dice tecnicamente, deve essere veramente molto 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 delizioso, molto bello. Hey, 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 hey. Ci vuoi dire qualcosa in merito di più che io non so, ovviamente, l'hai girato tu, l'hai fatto. Ah sì, certo. Allora, intanto grazie per l'invito, abbiamo trascorso una serata veramente simpatica, con le tue particolarità e prelibatezze, esatto, e soprattutto con la compagnia e con la musica bella. Grazie. Mi piace condividere con te, che sei un artista sensibile da questo punto di vista nella canzone d'autore, questo momento. Sì, è vero, credo che presenteremo questa cosa, oggi ho avuto la conferma, presenteremo questa cosa alla RAI, che quindi sarà una bellissima occasione, una bella vetrina per promozionare questo cartone animato, molto simpatico. Hey, hey. Che apparta, sì. Come mai poi la scelta di un cartone e non di un videoclip girato, cioè di un filmato? No, il brano sembrava che si prestava più ad un cartone animato. Quindi, poiché conosco questa animatrice, disegnatrice, che si chiama Antonella Manzo. Ha dato una mano a realizzare. No, l'ha fatto proprio lei. Ci ha dato l'input, l'idea, lo spunto. Io ci ho dato l'input, l'input e le attrezzature e lei l'ha fatto. Quindi c'è una bella cosa. Tra l'altro questa cosa è stata presentata anche negli Stati Uniti durante il mese di ottobre, perché negli Stati Uniti il mese di ottobre è il mese della cultura e della memoria italiana. Ogni mese negli Stati Uniti c'è la cultura di un paese. Anche internazionale. Esattamente, cioè è stata una delegazione dell'associazione Gio Petrosino, associazione internazionale Gio Petrosino, che ogni anno va in America per il Columbus Day, ha portato il nostro disco con i Roccamurra e anche il trailer del cartone animato in giro tra tutte le feste che fanno là in occasione proprio del Columbus Day. E quindi insomma siamo sbarcati, almeno il CD è sbarcato in America. Hey, 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 Gio Petrosino. Ti auguro il meglio perché, ti ripeto, anche se ti conosco da poco, ti ho apprezzato, ho avuto modo di apprezzarti come artista, mi sono piaciute subito le tue cose perché ho colto l'unicità, cioè il fatto della ricerca e di non uniformarti, diciamo, a cose trite e ritrite, ma non dico ad inventare un nuovo genere, ma a rivisitarlo e a renderlo diciamo unico con il tuo stile che ti contraddistingue. Quindi a me fa piacere soprattutto che dici queste cose, che sono un po' lo scopo che mi sono prefisso, quindi se qualcuno le recepisce così vuol dire che sto andando per la strada. Il messaggio è arrivato, esatto, sta arrivando. Il messaggio sta arrivando. Io penso proprio che sia così. Io ti auguro il meglio, un grosso in bocca al lupo anche per quest'anteprima e che sia, diciamo, l'inizio di una carriera, perché te lo meriti. Hey, hey, Gio Petrosino.
Normalmente io volevo invitare tutti i videoascoltatori a visitare la tavernetta di Giovanni, che si chiama Tavernetta Marinella. Grazie, grazie Gio. Che veramente è un luogo speciale, lo dico anche da questo punto di vista con tranquilità e quindi serenità. Quindi stasera ti è piaciuto la cucina? Sono stato molto sereno, molto sereno, un luogo tranquillo e sereno. Vogliamo ripetere un po' che cosa abbiamo mangiato, così... Allora, vediamo se me lo ricordo. Dai, va bene. Ti faccio questa interrogazione. Vediamo se sei stato... Interroghi? Okay. No, ma già ho capito che sei pure buon gustaio, quindi non ti è scappato nulla. No, allora, facciamo così. Io... mi ricordo che che per antipasto abbiamo mangiato una carne di maiale, naturalmente a Serino qua la specialità è maiale, quindi una carne di maiale con verdure, tipo minestra, insomma, esatto. Zuppa, insomma, che è zuppa un piatto di carne. Che si fa qua quando si ammazza il maiale, in effetti sono degli straccetti di maiale fatti con la carne della gola e del collo del maiale, ed è un piatto che si faceva, la preparazione che si faceva quando si ammazzava il maiale, la prima da sempre qui quando si ammazza il maiale è un rito, quindi ci si invitano le famiglie, gli amici, quindi mentre si ammazzava e si sfasciava il maiale veniva preparata questa zuppa con la carne ancora calda del collo e del guanciale, diciamo, di tutta questa parte qua, veniva messa in un tegame di coccio di creta sotto la focagna, e venivano aggiunte le stagioni che c'erano, le verdure che c'erano di stagione. Che poi a me mi ha di dire povero maiale, però naturalmente lo so. Però purtroppo fa parte della tradizione, è inutile, certo, essere ipocriti, cioè noi mangiamo la carne di maiale. Questa zuppa, mentre veniva sfasciato il maiale, cuoceva lungamente per più di 2 ore, 3 ore ed era pronta. Poi abbiamo assaggiato le patatine, cacio e uova, una cosa buonissima che io preparerò anche a casa mia, secondo me, che è una cosa semplicissima nella sua semplicità. Hai visto quanto sono buone proprio. In effetti sono delle patate a tocchetti fatte friggere nella padella di ferro con uova strapazzate, e poi ci si aggiunge un po' di formaggio, piatto fumante a tavola. Buon appetito. Poi naturalmente pasta e fagioli, fatta la pasta miscata naturalmente, fagioli e cotechino di Serino, col cotechino. Quindi abbiamo detto una speciale salsiccia fatta col cotechino, con cotica, insomma. Esatto, viene insaporita con questo, viene fatto soffriggere questo cotechino con l'aggiunta dei fagioli, fatta cuocere, e poi viene aggiunta la pasta, viene tirata e poi fatta riposare. La cosa importante, la pasta e fagioli, per farla come Dio comanda, viene fatta riposare. Quindi naturalmente tu insomma da appassionato, quindi tu per farla riposare normalmente la cuoci a metà cottura. Sì, si toglie molto a dente, poi la si manteca, e la cosa fondamentale, viene spento il fuoco. Io ci aggiungo pure un po', però è a discrezione, ci aggiungo pure un poco di formaggio. E va lasciata almeno 10 minuti nel tegame. Nel tegame. E dopo viene servita. Esattamente. Quindi anche stasera abbiamo cercato di riportarci un po' indietro con il tempo, con i piatti della tradizione. Tu mi avevi detto che insomma andate a spulciare delle ricette delle signore, sì, delle varie effetti, famiglie di Serino, vero? Esatto, in effetti noi già da qualche anno è partito un progetto che è quello di recupero delle ricette antiche, che a volte sono ricette che cambiano non da paese a paese, ma addirittura da famiglia a famiglia. Quindi semmai lo stesso piatto ha un'interpretazione diversa da una contrada all'altra, da una famiglia all'altra, e questo, diciamo, è l'aspetto più bello e più interessante, anche più suggestivo del nostro, diciamo, cammino anche nella ricerca di piatti che sono fortemente legati alle tradizioni, che sono fortemente legati alla cucina contadina, ai piatti poveri, certo, che si facevano quando le persone, i contadini al rientro dei campi dopo una lunga giornata di lavoro si
rincasavano e trovavano le massaie intente a fare le passa a mano, a preparare i pani, a preparare le zuppe e i piatti poveri fatti a base di patate, diciamo di quelli che sono i prodotti più genuini e più semplici. Ci stiamo provando, non è una cosa semplice perché ci vuole tanta passione, ci vuole tanta dedizione e soprattutto ricerca della materia prima. Esatto. Noi cerchiamo, non sempre ci riusciamo, però cerchiamo il meglio che c'è di portarlo al ristorante. Questo è il nostro punto fermo. Dai, ci state riuscendo. Piano piano. Anche perché stasera c'era anche un sommelier che adesso vediamo che sta versando il vino nostro, dalla botte. Il nostro carissimo Orlando Spera che ci ha abbandonato stasera. Non so che cosa sia successo, no, sto scherzando. Orlando sempre delizioso e sempre molto professionale. Questa sera per la seconda volta abbiamo avuto la botte in sala, quindi il vino Pedirosso spillato direttamente, diciamo, dalla botte e servito ai nostri ospiti che hanno gradito, pare che abbiano gustato e gradito anche il vino. Noi ci proviamo quindi a far diventare questo appuntamento sempre un appuntamento dove sia sempre più interessante, anche grazie agli ospiti, grazie a voi che ci dà del valore aggiunto e ci dà la possibilità di rendere ogni serata, ogni venerdì sera speciale. Un saluto, ciao. Ciao.